Questa panchina era una panchina ambita, era ambita perché questa società nel tempo è cresciuta attraverso il presidente in maniera importante, è riuscita ad arrivare in una categoria del professionismo e quindi il fatto che sia ambita ed è stata costata anche allenatori che magari avevano anche sicuramente un curriculum più importante rispetto al mio, mi fa essere contento e orgoglioso di essere stato scelto. Quindi ringrazio il presidente in primis, insieme al direttore. E comunque tutti quelli della società che magari non hanno avuto ancora l'opportunità di conoscere, che spero di conoscere quanto prima, tutti sanno che sicuramente io sono stato in questi anni uno che ha sempre giocato con la difesa 4 e il centrocampo a 3, quindi sotto questo punto di vista cercherò di proseguire. Ovvio è che tornando al discorso del tempo, il tempo è un bene prezioso e in questi giorni ne ho avuto veramente poco. Immagino prime ore, primi giorni più da psicologo, da mental coach che da allenatore sotto l'aspetto tattico e tecnico. Come ha visto i ragazzi? Perché insomma alcune voci parlano di un gruppo squadra intento alla conferma di mister Cudini. Ecco, come ci si approccia nel momento in cui si subentra e deve passare quel messaggio di un volto nuovo che evidentemente ha anche idee diverse? Ma hai toccato un tasto sicuramente importante, ovvero quello che è l'aspetto mentale, motivazionale, no? Poi so che probabilmente in società ci sarà anche una persona che sarà anche addetta forse a dare una mano sull'aspetto mentale ed è una sfera che secondo me può diventare anche utile quella con i giocatori individualmente, se viene fatta nel giusto modo. Quindi ci sarà chi di dovere che se ne occuperà, io per quello che posso fare sotto l'aspetto mentale e motivazionale lo faccio con l'esperienza che ho per il mio vissuto magari da calciatore e per quello che in questi anni ho fatto da allenatore, da tecnico, sia nelle esperienze di lavorare in uno staff sia in quella in primis da allenatore.